Si parla di K1, categoria 67 kg. Salutiamo all'angolo blu per la Fight Academy Extreme. Duca e all'angolo rosso per la sempre avanti Bologna, allenata dal maestro Zanotti, salutiamo Marco Pecca. Doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong one that sniffing up drugs. All the fight! Atleta di Bologna si avvicina con jab e ganci. Cerca di portare l'avversario alle corde. Quella e kick. Risponde l'avversario con un diretto di prima. Ovviamente il primo round di studio. Bel calcio laterale non andato a segno del bolognese. Buona risposta di mani dell'avversario all'angolo blu del maestro Zeo. Buono il gancio. Ottimo calcio rovesciato dell'atleta bolognese. Buono scambio di gambe per entrambi. Ottimo scambio di calci bassi fra due atleti, entrambi andati a segno. Primo round solitamente sempre di studio, ma i due atleti sembrano già decisi a spingere fin dal primo round. Buon calcio medio dell'atleta blu. Oh, ottimo, ottimo rovesciato, molto, ottimo calcio girato rovesciato, ma l'avversario sembra non aver subito contraccolpo. Ottima saltata, ginocchiata saltata del bolognese. Buono scambio di mani dell'atleta Ciprian, che ha portato l'atleta bolognese all'angolo, che è leggermente in difficoltà. Colpo al corpo di Ciprian, che porta l'avversario bolognese a essere contato dall'arbitro. È finita la prima ripresa. Che dire, match è partito subito forte. I due atleti sono molto arcigni, soprattutto l'atleta di Verona, Ciprian, che inizialmente un po' più timido, è partito con dei colpi molto pesanti fino a incrociare l'avversario. E con un salutiamo al cartello anche al costato, Sara, che ha fatto contare l'avversario bolognese. Vedremo cosa accadrà nelle prossime due riprese.
Atleti al centro per la partenza della seconda ripresa. Atleta bolognese subito al centro. Round pronto two. A farsi valere e a recuperare la ripresa che ha ovviamente perso a causa del conteggio. Subito partito forte l'atleta bolognese. Ottimo rovesciato, è un colpo che porta molto facilmente perché arriva di Bologna. Ciprian prova montante al fegato, dato vuoto, molto caricato. Tentativo di ginocchiata saltata da parte di Peccarino, ma che non ha incontrato il mento dell'avversario. Ottime mani dell'atleta Ciprian. L'atleta bolognese sembra non aver accusato il conteggio della prima ripresa, anche se dopo una partenza molto esplosiva sta adesso subendo i colpi pesanti dell'avversario veronese. Altro tentativo di girato. Diciamo che l'azione dell'atleta veronese è più precisa e costante, con colpi magari meno spettacolari, però costanti, sia di mani che di gambe. I montanti dell'atleta veronese, il Ciprian, stanno fiaccando molto la resistenza dell'avversario, che sta abbassando vistosamente le braccia. Questo lo porta a scoprire molto il volto e quindi a rischiare dei colpi pericolosi. Middle kick di Ciprian molto molto potente, che ha risuonato quasi in tutto il palazzetto. Sta per terminare una seconda ripresa, ultimi colpi e stop. Bellissima seconda ripresa. Fine secondo round. È partito subito forte, ma la seconda è andata ancora di più in crescendo. Vedremo nella terza chi la spunterà. E secondo me, per mia esperienza, l'attività molto più costante e pulita dell'atleta veronese ha portato anche questa ripresa dalla sua parte, però vedremo come andrà a finire con la terza. Ciprian continua con la sua azione di colpi molto potenti e caricati al corpo. Abbiamo appena visto un rovesciato che ha mandato a terra l'avversario, che però è caduto perché ha inciampato sul piede d'appoggio.
la costante ricerca del calcio rovesciato di Peccarini, però Peccarini però l'ha fatto scoprire e infatti è andato a vuoto. Ottimo montante gancio, un middle kick di Ciprian parzialmente a segno. Gli atleti iniziano ad accusare la stanchezza, stanno cercando di arrivare in fondo magari portando colpi più pesanti possibili per riuscire a mettere capo all'avversario. Buon calcio a sinistra uscito da Cipria. Peccarino ha le mani un po' basse. Ottima ginocchiata saltata di Ciprian, che adesso sta sfogando le ultime energie. Oh, ginocchiata fenomenale di Ciprian, andata a segno. E credo che non ci sarà dubbio su chi vincerà questo match. Secondo conteggio per Peccarini alla terza ripresa. Una ginocchiata fenomenale. In questo momento Peccarino è all'angolo davanti al medico che sta controllando le sue condizioni, che deciderà se poter proseguire. Infatti si riparte per gli ultimi 30 secondi di match. Montante al fegato a segno di Ciprian. Peccarino molto in difficoltà in questo momento. Fine del match, è finito. Bellissimo questo primo incontro. Però purtroppo per l'atleta bolognese credo che i due conteggi, soprattutto quella dell'ultima ginocchiata al volto, non ci diano dubbio alcuno su chi vincerà questo match. Ma attendiamo la premiazione e il verdetto. Vince all'unanimità all'angolo blu Duca Ciprian, il vincitore è Ciprian dell'angolo blu, Duca Ciprian della Fight Academy Extreme. Vittoria meritatissima, senza ombra di dubbio. Il suo avversario Peccarino è stato all'altezza del match, però i due conteggi hanno portato l'ago della bilancia a favore dell'atleta di Verona.